Parenzo, non sono nulla di tutto questo. Io dico semplicemente che nel momento che sei qui, ti assumi la responsabilità di spostarti in divisa con un uomo, devi poter considerare che qualcuno gli possono girare i coglioni. E a te ti sono girati i coglioni. Ma ha sporcato la divisa? Ha sporcato la divisa o no? L'arma dei carabinieri lo calci nel culo. Ma come va? Non si può dire. Che cosa ha commesso? Cosa ha commesso di grave? Vabbè, veramente barbaro. Non si può, barbaro quello che dici. Barbaro, sei una persona barbara. Sei un barbaro. Sono capo vergognare. Capito? Sei un barbaro. Allora, caro Mazinga, adesso devo chiamare una persona che è Giovanardi, Carlo Giovanardi, che credo la pensi allo stesso modo. Intanto invito il caro Ruggero a preparare la mia canzone preferita. Tu sai qual è la mia canzone preferita? Cioè, delle tue, qual è? Torna a Udine. Cioè, Torna a Udine, è vero, Torna a Udine è la mia canzone preferita. Chiamiamo Giovanardi e poi di nuovo con Ruggero. Vai, regia! Pronto? Carlo? Sì. Come stai? Sono Giuseppe. Bene, tu come stai? Sempre in grande forma, amico mio. Allora, la questione è molto semplice. Tu non sei d'accordo col fatto che il carabiniere ha messo la divisa per sposarsi con un altro uomo? No, intanto non è semplice. Allora, la prima cosa su cui possiamo convenire è che Gremellini sul Corriere e qui ad Altra Notizia ha scritto cose false, cioè? Bugiarde. Cioè? Non c'è stato nessun matrimonio. Beh, come nessuno si è sposato. Come non c'è stato matrimonio? Non c'è nessun marito, non c'è nessuna moglie. Ma come no? È stato fatto un contratto civile che si chiama Unione Civile, articolo 2. Ma ho capito, che c'entra? Ma è sempre matrimonio, diciamo matrimonio per dire matrimonio. No, perché domani uno dei due basta che mandi una raccomandata all'altra e si viene annullato tutto. Ho capito, ma io so, voglio dire, saremo d'accordo nel dire che ieri è stato stipulato un contratto che si chiama Unione Civile. Ma quello lo non sappiamo, un matrimonio, ma matrimonio è un modo di dire, Carlo, è un modo di dire matrimonio. Non è un modo, adesso questa è la prima cosa, ma il modo di dire, perché viene usato il modo di dire? Ma perché un matrimonio? Dai, Spagna è il matrimonio, in Spagna si sposano i gay. Ma infatti se il Parlamento italiano, che ai miei tempi escluse il matrimonio, mamma mia, ti prego, escluso esplicitamente nel dibattito parlamentare, cambia idea. Se il Parlamento italiano cambia idea e ritiene invece di fare che l'unione fra due uomini e due donne sia un matrimonio, cambia la Costituzione, l'articolo 29. Ho capito, ma piacere, lo possiamo dire. Ma ho capito, ma io ma per favore, per favore, non è possibile dire delle bestialità. Non è possibile. Separiamo i fatti dall'opinione. Chi dice che parla di sposi, di matrimonio è un bugiardo. Perché stiamo parlando invece vabbè, ma chiamiamolo civile. Come vogliamo, unione civile, matrimonio, è la stessa cosa, no, dai. Io so perché dicono matrimonio, perché come saprai c'è tutta un'area LGBTQ che chiamandolo matrimonio vuole adottare i bimbi e utilizzare l'utrino affitto per pagarsi e comprarsi ma i bimbi. Perché se è matrimonio è chiaro che vogliono sdoganare quell'infamia che è l'utero in affitto. Quando arriviamo al carabiniere, c'è una dignità della divisa, per cui quando dignità c'è la festa della Repubblica il 2 giugno, i carabinieri vestono una divisa. Non è che uno dice io invece voglio fare la sfilata, farli in mutante che mi piace di più. Ma che c'è? Perché ma io vesto la divisa e quindi oppure non mi metto la giacca come gli altri, Allora? Me la metto in maniera diversa, no. Quella pagliacciata carnevalata di ieri. No, ma come fai a dire carnevalata? È stata autorizzata. Non è un matrimonio. È stata autorizzata la pagliacciata. Ma chi? Ma perché contro la legge? Perché contro la legge? Ma perché questa cerimonia solenni erano naturalmente a chi venivano applicate quando si sposava un uomo e una donna. E allora? Il matrimonio ancora oggi in Italia è uomo e donna. E allora? E che ne diciate voi che non ho la normativa? Questa eventuale autorizzazione veniva data quando c'è un matrimonio. Ma non ho capito, hanno sporcato la divisa secondo te? Però un uomo e una donna, a me no, che ma per un carabiniere te, per in te. Alto uniforme si mette a baciare il parrucchiere in quella maniera, se permettete, dal mio punto di vista, è andato a vedere sulle chat migliaia di chat, ma non sono di carabiniere, di gente normale, di questa roba è rimasta scandalizzata. Cioè tu sei rimasto scandalizzato? Sei rimasto scandalizzato? Il carabiniere è quello che, scusa, se tu per strada tieni un certo comportamento, il carabiniere è quello che ti ferma e ti contesta quel comportamento. Allora, detto questo, che era un uniforme con la quale centinaia di migliaia di militari hanno perso la vita in guerra, che ha sempre avuto una sua dignità, e allora? Che quest'altro uniforme sia usata in maniera palese, così, per andare a
mettere la lingua in bocca a un altro uomo nel contesto di una cerimonia che non è un matrimonio tra due uomini, a me è una cosa che considero che ti fa schifo, una pagliacciata, che ti fa schifo, una carnevalata, ti fa schifo, diciamo la verità, sono le carnevalate, ragazzi, a te fa schifo, a te fa schifo. Se fate una parodia, una sceneggiata, chiamatela come volete, ma la parodia di una cosa che non esiste, ma ha offeso o no? Ha offeso la divisa o no? La divisa dei carabinieri, e questo ha indignato, volete un termine più, ha fatto incazzare centinaia di migliaia di persone. Sono incazzati. Sì, ma per te è stata offesa la divisa, è stata vilipesa la divisa da questo atto? Assolutamente sì. Offesa la divisa. Davide, di qualcosa, hanno offeso la divisa. Giovanardi dice che hanno offeso. Giovanardi sta offendendo la logica, sta offendendo l'arma. Guarda, nell'ordine, Giovanardi sta giocando ancora, insisti, insisti ancora. Hanno offeso la divisa, ma non solo la divisa. Hanno anche diminuito il prestigio dei carabinieri. Ma non è vero che hanno diminuito. Proprio hanno, tu lo dici, non l'hai detto. Diglielo tu, Davide, mamma ti prego. Mia. Non l'ha detto io dico, in altri io casi. Dico, ma io dico, ragazzi, io dico, stiamo parlando, stiamo parlando con la persona che per anni ha sputato sulla storia di Cucchi difendendo fino all'inverosimile dei militari, dei carabinieri che si sono macchiati di cose gravissime. Hai difeso l'inverosimile e due carabinieri che si amano offendono l'arma. Le sentenze. Uno. La differenza che non legge le sentenze, non vergogna. Le conosce, non sa cosa c'è scritto. Mamma uno mi deve mia. Spiegare perché due carabinieri devono stare 14 anni in galera per una spinta. Per una spinta, allora, come per una spinta? Spinta? Come per una spinta? Per una spinta? Come ti permetti? Che due una spinta? Ma come ti permetti? Una spinta? Una spinta? Ma come ti permetti? Ma non puoi dire. Ma come ti permetti? Come ti permetti? In qualche modo, lei una spinta? Una vergogna? Una non puoi spinta. Dire una spinta di te, Parenzo. Ma non puoi dire una spinta. Che carabinieri sono in galera 12 anni per una spinta. Una spinta, ma vergognati. Una vergogna, perché tu non hai letto gli altri processi. Io li ho letti, vatti a leggere. Tu ti devi vergognare di definire una spinta alla morte di una persona. Tu ti devi vergognare. Se tu carabinieri, se tu godi del fatto che dei carabinieri sono in galera 12 anni. Ma io non godo di niente. Io sono semplicemente soddisfatto quando c'è una famiglia che ha avuto giustizia. Un'ingiustizia. Una spinta, dice, ma vergognati, guarda. Se adesso tu dai una spinta a Cruciani, gli dà, aspetta, lasciami dire, se tu dai una spinta a Cruciani, Cruciani cade, insisti ancora, si fa male, insisti. Chiamano un'ambulanza, l'ambulanza c'è un incidente, lo portano all'ospedale, lo ingessano male, non lo curano, non gli danno da mangiare, poi muore, tu ti pigli 14 anni di galera. Cioè, ma stai dicendo che i carabinieri hanno dato solo una spinta, secondo te? Cioè, ma vi siete letti i processi? Ma ragazzi, tutti i due processi hanno determinato questo. Vabbè. E tutte le esperienze hanno detto che non c'è nessuna relazione tra la spinta e quando è caduto e la morte. Vabbè. In tutte una le esperienze c'è scritto. Vergogna assoluta. Se li fate ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta insultare la morte di una persona, ancora una volta. Che ha avuto questa conclusione, per me è una roba sbagliata, e spero che la Corte Europea lo stabilisca, che vabbè. Due poveri, sì, poveri carabinieri, due padri di famiglia, ancora una volta, 14 anni, insiste, non so se 12 o 14 insiste, anni hanno dato, e insiste per quello ancora. Che il processo ha determinato. Vabbè, grazie. Posso difendere i carabinieri? Grazie, Carlo. E insiste ancora. Ho capito, però stai mettendo ancora. I carabinieri, non tanto gli spacciatori. Ma che c'entra ancora gli spacciatori? Ancora con questa storia di spacciatori? C'entra, perché mamma mia, che vergogna. Non ti è bastata ancora? Prima. Ma non ti è bastata la sentenza definitiva? Ma non ti è bastata? Ma la vergogna, ragazzi, ma io dico, ma non ti vergogni ancora? Sei rimasto solo tu? Pure l'arma dei carabinieri ha preso posizione su questa cosa. Vergognati! Dell'ordinamento giuridico per l'arma dei carabinieri, che è una cosa seria, a differenza tua, ha preso delle posizioni. Ti chiedo questo: i carabinieri del caso Cucchi hanno offeso la divisa o no? Secondo ma te? Ma certo, lo dicono i carabinieri stessi. Per quello che hanno fatto, vabbè. I carabinieri del lo caso dicono Cucchi i carabinieri stessi. Per la spinta che hanno dato, la per il calcio che hanno dato, devono essere condannati a questa delibità, una morte di cui loro non sono stati causa e tenerli in galera 14 anni. Ancora. La considero una ingiustizia. Vabbè. Insiste ancora. Arrivederci. Sì, assolutamente. Ciao, ciao Carlo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Il coraggio ha guidato ogni tua